Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di Economia. Sigla! Oggi parliamo di un argomento che probabilmente molti di voi non conoscono, però è molto interessante, quindi arrivate fino in fondo. Ora vi faccio una domanda. Dalla produzione di moneta legale, quindi banconote e monete metalliche, lo Stato ci guadagna? Ecco, è partendo proprio da questa domanda che possiamo iniziare a parlare del signoraggio. Signoraggio viene dalla parola signore, che un tempo indicava il sovrano locale. Il sovrano locale aveva la possibilità di coniare nuove monete. Coniare la moneta significa semplicemente che, apponendo il tuo simbolo su quella moneta, tu garantisci che abbia un certo valore. In cambio della garanzia di un certo valore, e quindi del conio, il signore locale chiedeva un compenso. Questi compensi quindi sono una prima forma di signoraggio, quello che un signore locale percepisce per coniare della moneta. Il signore che un tempo garantiva il valore della moneta, oggi è stato soppiantato dallo Stato, quindi ora è lo Stato che garantisce il valore di una moneta. Lo Stato, mediante atto imperio, si dice così ma significa in pratica che ha fatto una legge a riguardo, garantisce che chiunque utilizzi l'euro possa fare una transazione senza che questa possa essere rifiutata. Può usarla perciò come metodo di pagamento senza che nessuno si possa opporre. Questo concetto si chiama potere liberatorio illimitato e non è un concetto banale. Una persona normale, non celiaca, la mattina si sveglia e va a comprare il pane. Compra un chilo di pane e lo paga in euro. Il panettiere non può rifiutarsi di accettare quegli euro. Questa cosa, attenzione, sembra scontata, ma non lo è affatto. Pensate ad esempio a tutti quei negozi, incluso quel panettiere, che non hanno il POS, quindi non hanno la possibilità di farti pagare con un bancomat. Possono rifiutarsi di farti pagare col bancomat. Se questa cosa succedesse anche con gli euro, sarebbe abbastanza un problema. Il potere liberatorio illimitato è quindi riservato solamente alla moneta legale, quindi agli euro in banconote e in monete metalliche. Ora, chi decide quanti euro vanno prodotti e chi li produce soprattutto? Dovete sapere infatti che l'Italia, aderendo all'Unione Monetaria dell'Unione Europea, non ha più il diritto di decidere quanta moneta stampare. Questa decisione fa parte della politica monetaria, della quale sicuramente avrete già sentito parlare, ed è una decisione che prende la Banca Centrale Europea. Questo organo infatti decide quante monete debbano essere prodotte e quante messe in circolazione. Quindi ora voi vi aspettereste che la BCE produca la moneta, e invece no, lo fanno le banche centrali nazionali. E attenzione, quando parlo di banche centrali nazionali non intendo Unicredit, Credem, Intesa San Paolo o cose del genere. Parlo della Banca d'Italia. E attenzione parte 2, nessuno ha un conto corrente presso la Banca d'Italia. La Banca d'Italia non è commerciale, non è aperta ai privati. La Banca d'Italia infatti intrattiene rapporti solamente con le banche commerciali, come possono essere Intesa San Paolo, Unicredit, eccetera. La Banca d'Italia ha anche funzioni di vigilanza. Questo però è un argomento per un prossimo video ed è super interessante perché, ad esempio, ultimamente la Banca Popolare di Bari non è stata vigilata esattamente bene. Bene, come ho detto, le banche centrali nazionali producono la moneta sotto ordine della Banca Centrale Europea e poi le devono immettere sul mercato. Ora, il modo più semplice per capirlo è: io ho dei soldi, per quale motivo dovrei darteli? Di solito te li do perché sto acquistando qualcosa, giusto? Più o meno funziona così anche in questo caso. La Banca Centrale Nazionale ha prodotto della moneta e la vuole dare a una banca commerciale, come può essere ad esempio Intesa San Paolo. Intesa San Paolo però deve dare qualcosa in cambio, quindi dà delle specie di obbligazioni. Non sono esattamente obbligazioni, ma possiamo riassumerle più o meno così. Se non sapete che cosa sono delle obbligazioni, c'è un video qui in alto a destra. Quindi quello che accade nella realtà è che le banche commerciali prendono i soldi appena stampati e in cambio danno dei titoli. Questi titoli frutteranno degli interessi. È un po' come noi privati che compriamo dei titoli di Stato e guadagniamo su questi titoli di Stato una percentuale di interesse. A questo punto la stessa cosa avviene con la Banca Centrale Nazionale. Ha comprato delle obbligazioni, anche se in questo caso non lo sono, e guadagna degli interessi. Il signoraggio non è nient'altro che questi interessi che le banche centrali nazionali guadagnano per aver comprato dei titoli delle banche commerciali di questo Stato. A questo punto vi chiederete, questi soldi degli interessi dove vanno? Se li tiene la Banca Centrale Nazionale, la Banca d'Italia? No, vanno alla Banca Centrale Europea. A questo punto la Banca Centrale Europea ha raccolto i compensi per interessi di tutte quante le banche centrali nazionali dell'Unione Europea. Il passo successivo è che la Banca Centrale Europea redistribuisca questi soldi in maniera equa
pro quota. Quindi ora la nostra banca nazionale riceve dei soldi dalla BCE in base a quanta quota di partecipazione ha dentro la BCE. La cosa non finisce qui però, perché la Banca Centrale Nazionale, quindi la Banca d'Italia, non si tiene questi soldi, se ne tiene una piccola parte per coprire i costi di aver stampato nuova moneta. Il resto va nelle casse dello Stato. Sì, chi ci guadagna da questo processo è esattamente lo Stato, non se li tiene la banca. Il motivo per cui i guadagni di questo genere di operazioni finisce allo Stato e non alla banca è più o meno lo stesso per il quale il signore locale percepiva soldi per coniare moneta. Lo Stato si fa garante del valore di questa moneta e in cambio riceve gli interessi sulla moneta che è in circolazione. Bene, questa è stata la maniera più semplice che io abbia trovato per spiegare il signoraggio. Se qualcosa non dovesse esservi chiaro, ci sono i commenti. Per questo video è tutto, io se vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina e come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.